Ben ritrovati. Le vacanze sono state, ahimè, tanto brevi, un pallido ricordo, e ora siamo ritornati nel pieno dell'attività politica e della massima confusione sotto il cielo. La prima questione, come sapete, è quella di Berlusconi e della sua decadenza e i lavori della giunta per le elezioni del Senato. Io voglio essere chiara definitivamente, una volta per tutte: il PD voterà per la decadenza, io, Emilia De Biasi, voterò per la decadenza quando il provvedimento arriverà in aula. Attualmente è nella commissione, avrete sentito in televisione, avrete letto. Se posso fare una piccola osservazione critica, insomma, magari i membri della commissione competente dovrebbero essere un po' più riservati e andare un pochino meno in televisione, così, giusto per dare un'idea in più della gravità della situazione. Ma di questo parleremo, e del rapporto fra politica e sistema dei media parleremo, perché credo che sia arrivato anche in questo caso il momento di dare una svolta etica. E cioè, si parla quando si ha qualcosa da dire. Per raccontare le cose ci sono già i giornali, le televisioni e quant'altro. Cerchiamo anche di considerare un po' di sobrietà nella politica, e dunque sarò molto breve anch'io. Il secondo elemento è quindi cosa succede dopo Berlusconi. Dopo la decadenza ci sarà una crisi di governo o non ci sarà? Beh, la prima considerazione che voglio fare è: non perdiamoci in un bicchiere d'acqua, perché il governo sta facendo bene, Letta sta facendo bene, anche se è un governo molto strano e non è quello che noi avremmo voluto, è un governo di servizio, ma è un governo che dovrà finire e si dovrà andare alle elezioni, ma si dovrà andare alle elezioni con la nuova legge elettorale. E in terzo luogo, l'altro grande elemento è questo: il nostro congresso, il congresso del PD. Per la seconda volta io dico: non perdiamoci in un bicchiere d'acqua. La mia amica Renata mi ha fatto sapere che non mi rivolgerà mai più la parola, perché è probabile che io appoggi Renzi. Beh, io voglio dire alla Renata e a tutti quelli che sono in dubbio che Renzi non è che proprio sia il massimo della vita per me, però obiettivamente io non voglio tornare indietro, io non voglio tornare a prima della svolta, non voglio tornare a prima del PD, non voglio ritornare ad un'idea di sinistra chiusa in se stessa. Penso che noi dobbiamo accettare la sfida con la nostra cultura, con la nostra voglia di innovazione, ma dobbiamo accettare la sfida del cambiamento. E allora, ancora una volta, io lo dico come lo dissi da giovanissima nel 1989, davvero, gettiamo il cuore al di là dell'ostacolo, proviamo a cambiare la politica, il PD e l'Italia.